Siamo in compagnia di Fabio Mangani, presidente della Fellowship ACI. È stata una nottata lunga e difficoltosa per quanto riguarda un maltempo accettato, forse senza precedenti. Senz'altro, è stata una nottata, ma ancora questa nottata si prolunga in questa giornata di domenica. Sì, diciamo che dalle 10 di ieri sera, 10, 10 e mezzo di ieri sera, è iniziato un'acquazzone che è assolutamente senza precedenti. Nel senso che abbiamo subito notato che c'era una piovosità eccezionale. Basta pensare che in direzione Poggi Bonsi, uscendo fuori dal paese, già non pioveva. L'Elsa stessa era bassissima, mentre invece nel comune Certaldo si abbatteva questo forte temporale. È stata una cosa senz'altro di tipo eccezionale. Le situazioni più critiche dove si sono registrate? Situazioni più critiche, ovviamente abbiamo avuto l'allagamento del sottopasso a Viale Fabiani, che tuttora sussiste, e ovviamente nella parte più bassa del paese, cioè nel senso che via Aldo Moro, via Arrovax, via del Verrazzano, si sono verificati ovviamente l'acqua che fluiva in quelle zone lì, le fogne non potevano ricevere quel quantitativo d'acqua. E ovviamente non ricevono questo quantitativo d'acqua perché negli ultimi anni assistiamo a una pluviosità eccezionale, dove sicuramente questi eventi probabilmente non saranno così rari da ora in poi. La Fellowship ACI ha impegnato tutti i suoi mezzi, tutti i suoi volontari, addirittura telefoni quasi in tilt, una situazione veramente difficile. Telefoni in tilt. Sottoscritto intorno a mezzanotte non è più riuscito a rispondere al telefono, forse 11 e mezzo, perché il telefono mio personale è andato in tilt a causa dell'acqua. I ragazzi hanno lavorato in maniera impeccabile, sono orgoglioso di loro. Fino alle 7 di stamattina, le 7, 7 e mezzo di stamattina sono stati impegnati a tirare fuori acqua di scantinati. Devo soltanto ringraziarli. Si tratta quindi di un evento straordinario, ma Fabio Mangani, se a fronte di questa situazione, di questo fatto straordinario, quali sono secondo lei le priorità da adottare per questo paese per salvaguardarlo da eventuali simili episodi? Sì, allora intanto sicuramente straordinario, a più occasioni a persone che conosco ho detto che sul fiume Aliena, sul torrente Aliena c'erano i cavalloni simulando il mare. Effettivamente questa notte l'Aliena sembrava il mare, con grande violenza quest'acqua che andava via facendo i cavalloni, proprio quelli classici del mare. Quello che c'è da fare, cosa c'è da fare? Credo che ormai sia evidente a tutti che la tropicalizzazione del territorio preveda, è assolutamente necessario prendere dei provvedimenti, provvedimenti che sono quelli di superare la mentalità che soltanto se piove di più bisogna avere l'acqua nel magazzino. Ovviamente bisogna lavorare affinché le fognature abbiano una capienza maggiore di portata e tutto questo deve essere fatto spendendo dei soldi che purtroppo ultimamente ce ne sono sempre meno, quindi credo che anche la cittadinanza deve essere coinvolta in tutto questo.